Eder, Mech, Pallister. Come questo fatto può collocare Lewis 4 minuti prima con certezza nel garage? Poniamo che sia Lewis l'uomo che attraversa la strada alle 22:17. Come questo fatto può collocare Lewis 4 minuti prima con certezza nel garage? Cioè, non è che una cosa consegue all'altra. Tu eri fuori alle 22:17, quindi alle 22:13 eri in garage a uccidere la Pierina. Volendo, non è Lewis quella persona, quello ripreso dal frame. Può essere uno col cappellino da basket, può essere uno con la bandana, può essere uno con gli occhiali da sole. E l'unica domanda che mi sono fatta è: adesso avete in custodia Lewis da Silva l'originale, perché non lo portate sul luogo della telecamera e gli fate fare la camminata per vedere se è perfettamente sovrapponibile la figura antropometrica di da Silva con quella del frame delle 22:17? Perché devi prendere un figurante? C'hai l'originale in custodia cautelare, lo prendi, lo porti lì e la fai con lui la prova. In dormiveglia, quindi con le funzioni cerebrali al minimo, rispondo a due messaggi. E poi mi sdraio sul letto e piombo in un coma istantaneo e quindi non sento più niente. No, non funziona così, perché se mandi messaggi non sei in dormiveglia, perché sono messaggi di testo, non sono emoticon. E quindi il fatto che io abbia composto una frase vuol dire che non ero in dormiveglia, ero sveglia. E se Lewis fosse uscito in quel momento, alle 22:12, cioè un minuto dopo, mentre io mi stavo coricando, a quel punto avrei sentito aprirsi la porta. La mia amica mi chiedeva: ma te, non, magari gli hai chiesto a Lewis se loro, un loro ipotetico, loro gli assassini, non loro, loro. E l'hanno magari chiamato per dargli, per sistemare qualcosa, oppure nei giorni seguenti qualcuno ha raccontato qualcosa a lui? E io ho detto, rispetto allo scendere, se tu mi fai questa domanda, ho detto, se mi chiedi se è possibile che è sceso alle 11, io ti devo rispondere per forza, non lo so, perché dormivo, quindi può essere sceso? Sì. Può essere sceso? No. Però non ti posso dire cosa ha fatto. Non è Lewis quella persona, quello ripreso dal frame. E la polizia scientifica ha chiesto a Lewis, quando sono venuti a fare la perquisizione a casa nostra, di consegnare gli abiti che lui indossava il giorno del ritrovamento, cioè quando lui è stato chiamato di sotto a, diciamo così, quindi la mattina del 4. Esatto, in soccorso di chi l'aveva rinvenuta. Okay. Che erano poi gli stessi abiti con cui lui si vede nel frame della telecamera, quello dove dicono che è la prova regina, quello quando lui e Emanuela parlano in ambiente intercettato. La notte è rimasto con quelli che aveva, si sarà cambiato quando è andato a letto, non lo so quando, perché lui ha dormito nel divano. Gli ho detto: guarda Lewis, trasferisciti di là in camera da letto che stai più tranquillo, io qua devo fare un po' di rumore. Questo. La mattina presto erano le 5:15. No. Lui era ancora vestito con la maglietta bianca e con i pantaloni grigi, che io gli ho proprio detto: togliti Lewis quei pantaloni perché hanno una macchia di sangue e siero sul ginocchio, che probabilmente sicuramente proveniva dalla sua ferita. E gli ho detto: mi raccomando, togliteli quei pantaloni perché sono sporchi. Ricordi quando eravamo vicino casa, che è passato quel signore che non so chi è, che ci siamo da dietro, l'abbiamo guardato, gli abbiamo detto: Madonna, guarda come cammina. Ecco, c'ha la stessa camminata con la falcata che ha col piede pronato come Lewis da Silva, e c'ha lo stesso movimento oscillante della spalla destra. Cioè, non è che sono caratteristiche che dici possono inquadrare univocamente una determinata persona e quindi dire: siccome c'ha la spalla che fa così, allora era Lewis da Silva. E poi mi sono sempre chiesta, e lo chiedo anche agli inquirenti: perché adesso che avete in custodia l'originale, i successivi rilievi li avete fatti col figurante e non con l'originale, che così magari era, non so, penso che fosse anche più facile sovrapporre le due immagini. Come tutte le sere, chiudo verso le 10:15 di tutte le sere. Più o meno, sì, io non, più o meno 10:15, 10:10. E quella sera, quando è chiuso, della gente è rimasta lì seduta ai tavoli fuori? Sì, sì, sì. E poi chiudo, poi di solito possono sedersi anche qui all'esterno, come fanno di solito. Quanta gente c'era quella sera?
3-4 persone a quell'ora della chiusura, che dopo, come al solito, stanno qui, come ripeto, vanno a casa, tanto abitano qui intorno. Nessuno ha notato niente, anzi, non ci siamo accorti di niente. Ci siamo accorti il giorno dopo di questa disgrazia. Mi hanno chiamato la polizia in questura per fare dichiarazione scritta e audio. Io ho chiuso le 22.15, io ho chiuso, poi dopo ho lasciato i miei clienti qua come al solito a fumarsi la sigaretta. Dopo sono qui, chiudo e rimangono qua seduti. Mentre lui non è mai stato visto in quel quartiere con la maglia da lavoro, questa persona invece a quanto pare la indossa spesso, l'aveva anche quella sera? Sì, a volte viene per la maglietta perché finisce da lavorare e non sale a casa con gli amici. Attenzione, la Bartolucci è sveglia e attiva sul cellulare a detta del consulente della procura fino alle 22:11 secondi e 52, quindi fino alle 22:12. L'omicidio è delle 22:13 e 31 secondi, cominciano le urla. Vuol dire che lui doveva già essere lì, perché non c'è il click della porta se non quello d'ingresso di Pierina. Quindi l'assassino doveva già essere lì che l'aspettava. È stata aggredita in maniera improvvisa, non c'è nessun segno di difesa sul cadavere. Vuol dire che l'aspettava lì al buio. Vuol dire che in un minuto doveva bardarsi, prepararsi, sistemarsi con la moglie, viva, vegeta, sveglia, in casa, fino a un minuto prima, dichiarato dalla procura, non da noi. Lei ha ricordato di aver risposto a dei messaggi quella sera a un'amica che chiedeva informazioni sull'incidente di Luis. Era una circostanza che in quel momento evidentemente non aveva ritenuto così rilevante. Lei stessa non ricordava di aver interagito col cellulare, di aver fatto una serie di operazioni, ma non fino a, esattamente allora, perché non è che fosse interessata a avere lo spaccasecondo su quell'aspetto lì. Il testimone che è stato sentito ieri in realtà non era stato sentito in precedenza. In precedenza è stata sentita la moglie. Sì. Noi ci siamo accorti dalla testimonianza della moglie che in giro allora, diciamo, del famoso ignoto 1 della CAM 3 ci sarebbe potuto essere anche il marito, e l'abbiamo inserito nei motivi di riesame. Perché lui di fatto quando torna a casa a noi risulta che faccia esattamente la strada che vi ha fatto vedere Arianna. Ora, siccome la procura e il GIP scrivono che nei periodi limitrofi all'omicidio, quelli di interesse, non passa nessun altro a parte l'ignoto della CAM 3, e in qualche modo il nostro, diciamo, il nostro ignoto 2 a casa ci deve essere tornato, per noi ovviamente è noto e anche per la procura, guarda caso loro di questa cosa non si erano accorti, tant'è che l'hanno convocato ieri, perdonatemi, consentitemi, in fretta e furia, perché quello era un cratere che non si sono accorti di avere dentro la ricostruzione. Loro escludono che sia passato qualcun altro lì, ma noi gliel'abbiamo servito su un piatto d'argento che almeno una persona, compatibilmente a quell'ora, era in giro esattamente lì e fa quella strada, perché il civico è subito successivo. Quindi fa esattamente quella strada, quella è la strada più veloce per rientrare dal bar all'abitazione. A meno che questo signore, che peraltro a favore di telecamera di 3 giornalisti che abbiamo acquisito, dice che si riconosce nel video, poi evidentemente cambia idea davanti alla squadra mobile, ne prendiamo atto, ma 3 interviste ce l'abbiamo dove dice esattamente il contrario. Addirittura invita Scarponi di Rai 1, Valerio Scarponi, ad andare su e a verificare una maglietta con una scritta compatibile con quella che state mostrando adesso. Ora, se lui non si riconosce nel video, mi spiegate perché invita Scarponi a casa a far vedere la maglietta del lavoro? L'unico soggetto ripreso che si sposta dal condominio, quindi l'unica ripresa utile, guardale, al netto di tutte quelle esaminate, è quella che state osservando. Sono quei 6 secondi ripresi dalla CAM 3 alle 22:17 rotte. Questo è l'unico materiale video di un soggetto che circola nell'area nell'intervallo di interesse. Adesso c'è solo l'attesa, c'è solo quello, per adesso. Sono straconvinto del lavoro di chi se ne è occupato e vediamo. Quello di cui sono convinto io non conta molto, conta molto quello che ci aiuteranno a capire loro. Devo ancora parlarne e capire un attimo, esaminarlo. Ripeto, non sta a me giudicare cose. A livello personale sono già state prese delle decisioni che riguardano me e Manuela. Basta. Io, contrariamente a mio marito, che nutre fiducia incondizionata nella giustizia, la mia esigua quota di fiducia nella giustizia è morta stamattina.
in maniera veramente inequivocabile, perché non è possibile che una persona innocente rimanga in carcere, non è possibile. Ci sono elementi che sono a favore di Luis e che sono elementi forti, elementi importanti e che non vengono tenuti, scusate, minimamente in considerazione, perché quello che ormai interessa è Luis da Silva è colpevole senza se e senza ma. E quindi si prosegue a testa bassa su quella strada senza allargare il cerchio, senza, diciamo così, approfondire altri aspetti su altri soggetti attenzionati fin dall'inizio, che sono, diciamo così, trasparenti come cartongesso. Una situazione anomala, perché lui si uccide per non farti conoscere la relazione con Manuela, però sarebbe uscito di casa mentre tu eri praticamente sveglia. In più c'è una persona che probabilmente potrebbe essere quella che passa da 22 e 17. In pratica sembra palese che di certo contro lui ci sia ben poco. Comunque tu sicuramente ti starai riferendo a Loris e Manuela. Mi riferisco a loro, che pontificano sui social e sui canali televisivi, mentre invece dovrebbero mantenere un low profile. Io ho gli stessi sospetti che aveva la signora Bianchi, solo che non li posso provare, ma la signora Bianchi non ha perso occasione, ad ogni piè sospinto ha soffiato sul fuoco ogni volta che varcava la porta della questura per mettere, diciamo così, un carico importante sulle spalle di Da Silva e, diciamo, suggerire ogni piè sospinto alla procura in che direzione guardare. Io, che sono una persona di un altro livello, e a questo punto finora non ho mai voluto esternare i miei sospetti, perché non li potevo provare, non li posso provare neanche oggi. Manuela fa sempre il doppio gioco, ad esempio stamattina ha detto di non aver mai visto Luis con indosso la maglia da lavoro incriminata, però quando poi gli è stato fatto notare che allora Luis non la portava a casa, lei subito ha corretto il tiro dicendo: ma io non conosco tutte le sue magliette, aprendo di nuovo la porta alla possibilità. Voglio chiedere al dottor Pazzi, che è il procuratore capo che segue l'inchiesta dall'inizio, perché non compara il DNA che pare non corrisponda a quello di Luis da Silva con l'altro soggetto maschile attenzionato sin dall'inizio nella vicenda? Che sarebbe Loris, il fratello di Manuela, che, diciamo, ha spontaneamente detto ai 420 che lui un movente ce l'avrebbe pure, e quindi mi chiedo perché non comparare questo DNA, che comunque esclude Luis dalla scena del crimine in maniera inequivocabile, non compararlo quantomeno con l'altro attenzionato, se non si vuole proprio allargare di chissà quanto le indagini, quantomeno con l'altro attenzionato che mi pare gongoli in ogni occasione del fatto che lui oggi non sia stato scarcerato, del fatto che lui sia stato messo in custodia cautelare e di tutta una serie di diciamo depistaggi che la signora Bianchi continua a mettere in atto sui social in maniera manipolatoria, come ha sempre fatto dall'inizio di questa questione, e che si devono riflettere negativamente su Luis da Silva, quando invece mi pare che è lei che continua spudoratamente, senza perdere occasione, uno, a cercarlo. Visto tutto quello che ha detto di lui, potrebbe francamente anche evitare di cercarlo. Lo ritiene il potenziale aggressore di suo marito, il potenziale assassino di sua suocera. Cosa lo cerchi a fare, mi chiedo io? Cosa continui a cercarlo a fare? Perché fin dall'inizio avevi deciso di tirarlo dentro a questa faccenda, diciamo di fargli fare da capro espiatorio per proteggere un eventuale assassino che, ripeto, a mio modestissimo avviso rimane nella cerchia di prossimità delle relazioni della signora Paganelli. A volte ci sono state cose che ho sentito che mi sembrava non lo tutelassero più di tanto. Non c'è bisogno che si preoccupi della tutela nei confronti del signor Da Silva, però, perché è tutelato in maniera completa, assoluta, senza alcun tipo di remora dalla sua difesa, e questo tipo di osservazioni gradirei se le tenesse per allora, sé. Se erano rivolte a noi, le respingo con fermezza. Perché ricordiamo che Roberta... Non ti ha emozionato vedere quanto era emozionata Manuela alla notizia che Luis restava dentro? Ma vorrei capire dove la signora Bianchi ha il pulsante delle lacrime. Vorrei saperlo, perché la signora Bianchi piange a comando. Sfiora il fratello come a dire: vai, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, nessuno ci guarda più? Guardi, io penso che la signora Bianchi prima dovrebbe leggersi il vocabolario, perché forse non sa cosa vuol dire tutelare. Io sono sempre stata a fianco di mio marito, non perché lo amo, non per i sentimenti che provo per lui, ma perché è innocente. Se non sbaglio, la signora professava di amarlo molto più di me, molto più di me. Eppure non perde occasione per gettargli fango addosso, discredito e sospetti. Quindi la signora, voglio sapere dove ce l'ha il pulsante per le lacrime.
Stendiamo un velo pietoso sul pianto di Manuela, ma c'è un abbaglio clamoroso sulla pacca data a Loris. Loris era girato con la poltrona che guardava il monitor. Manuela si accorge che tornano in diretta e gli fa cenno affinché si giri. Il suo è pianto di coccodrillo e poi nemmeno, è trionfo di ipocrisia. Al di là della mia presenza, chiaramente ho fatto la mia parte, ma i suoi avvocati sono avvocati veramente di altissimo profilo, si sono dedicati in maniera assolutamente totale a questa vicenda e continueranno a farlo con la massima garanzia. Che venga detto che Da Silva non è stato tutelato è qualcosa che veramente trovo intollerabile. Che poi esca dalla bocca della Bianchi lo trovo ancora più intollerabile. Il problema grosso di quel video è che vi ricordo che noi abbiamo trovato una persona che rientrava quella sera, perché quella persona che è stata sentita ieri non era mai stata sentita prima di allora. Certo. Perché quella persona, peraltro, ha proprio Valerio Scarponi, che sta facendo un lavoro eccezionale, voglio riconoscerglielo qui. Grazie. Ha confermato di potersi riconoscere con tanto di conferma della moglie e addirittura gli ha mostrato, quindi al punto tale si è riconosciuto da mostrargli una maglietta che verosimilmente poteva indossare in quel frangente. Poi, guarda caso, da notizie stampa, quindi io sto rivelando qualcosa che ancora non ho visto, ma che certamente esamineremo con grande attenzione, non solo quello che c'è scritto nelle SIT, ma la videoripresa delle SIT, perché ti assicuro che da quello che c'è scritto alla videoripresa, per esempio, dalla figlia della signora Bianchi, sono uscite delle cose un po' diverse. Questo chiaramente parliamo di un minore che resta minore ancora, certo, non a lungo, quindi poco. Prima o poi dovrà essere testimone. Però Roberta, restiamo sul video. La compagna della persona che potrebbe essere passata alle 22:17 al posto di Luis, tu la conosci, eppure questa, quando è stata sentita dagli inquirenti, ha negato anche di conoscerti. Io la conosco anche da molto tempo. Lei prima non risiedeva qui, però da quando è venuta ad abitare qui ci siamo parlate, salutate, intrattenute tantissime volte, quindi non so perché abbia negato di conoscermi, ma la cosa che a me mi viene da chiedermi spontaneamente, abbiamo una persona che si riconosce nel video e dice sì, ero io, lo dice ai giornalisti, li fa entrare in casa, mostra la maglietta, poi miracolosamente entra in questura e perde la memoria oppure la vista perché non si riconosce, poi torna a casa, gli torna la vista e la memoria e si riconosce e dice ero io. Allora a sto punto mi chiedo, ma non può la procura fare la prova famosa della Cam 3 anche con questo signore che indossa la maglietta? La passione, diciamo, che condisce tutta questa vicenda, di quel pizzico di pepe che serve a mantenere alta l'attenzione mediatica. Ma se si parla di un amore, quale amore, diciamo così, filiale, se non fraterno, può superare? Io penso che lo superi tranquillamente l'amore che può derivare da una relazione extraconiugale. Tra l'altro, a quanto consta a me, che poteva realizzarsi pienamente lontano da Via del Ciclamino senza nessun problema, perché la Bianchi era disposta a scappare con ciò che indossava e se Da Silva si è rifiutato, evidentemente tutta sta passione non ce l'aveva. Quindi vedo più probabile che qualcuno avesse necessità di liberare la signora Bianchi da qualche diciamo problema, se c'era questa persona, come si vuol continuare a credere. Secondo me bisogna guardare in un'altra direzione, perché poi lì l'amore era doppio, era fraterno e filiale. L'analisi tecnica di tutti i dati, dalla modalità omicidiaria, dal disprezzo mostrato sulla salma della vittima per tutta una serie di azioni che sono state commesse successivamente all'omicidio, io più che un delitto passionale, io qui ci vedo un delitto d'odio, cioè un delitto motivato da un rancore profondo che difficilmente matura in tempi rapidi e che difficilmente può avere una base strumentale, un odio spropositato. Alla fine, non voglio scendere in particolari macabri, alla fine dell'omicidio, le cui, diciamo, fasi straordinariamente gravi sono state raccolte da una telecamera presente, quindi l'audio dell'omicidio ce l'abbiamo, è una cosa straordinaria in un caso di questo tipo. Noi abbiamo, alla fine dei colpi mortali inferti a Pierina, un gemito di gratificazione, di chiaramente riconducibile all'assassino, che è spaventoso, è proprio qualcuno che ha goduto nell'uccidere, è un gemito straordinariamente grave, è qualcosa di sconvolgente. Difficilmente un gemito di quel tipo si concilia con una questione passionale. È proprio qualcuno che la odiava in maniera spropositata. Andrei ancora in carcere a trovare Luis? La prossima settimana probabilmente sì. Questa settimana sento la necessità di prendermi un attimo di pausa, perché non sono nemmeno, diciamo, serena, tranquilla
sarei più, non sarei d'aiuto a Luis, che invece in questo momento non deve perdere la speranza, perché innocente c'è entrato in carcere e innocente ci resta, ma prima o poi uscirà, dovrà uscire, perché lui questo delitto non l'ha commesso e tutte le persone che gli vogliono bene gli restano vicine, convinte della loro innocenza come il primo giorno. La sentenza del riesame nei nostri confronti non ha cambiato niente, quindi continuiamo a combattere al suo fianco e io in questo momento in carcere non gli porterei un messaggio, non riuscirei a trasmettergli la serenità e la forza di cui ha bisogno. Credo di avere l'intelligenza sufficiente per discernere che la vicenda giudiziaria, secondo me, cammina su un binario e la vicenda per, diciamo, privata, personale del nostro matrimonio cammina su un altro. Qualunque, diciamo, scompenso questa relazione abbia portato alla mia vita privata, non deve assolutamente incidere sulla vicenda giudiziaria, perché non sono legate. Non è che perché Da Silva è un adultero, allora è anche un assassino. Luis non è un assassino. E la questione dell'adulterio la risolveremo quando uscirà finalmente dal carcere innocente come c'è entrato. Giuliano, temevate Luis, adesso siete tranquilli? Non è una questione di tranquillità, è una questione di fiducia nelle indagini che stanno facendo. Sono convinto che abbiano agito in una certa direzione, non per caso. È meglio il fatto che Luis non sia tornato lì? C'è già stato nel passato. Credo che questo non cambiasse niente. È più importante, dopo tutto questo tempo, dove stanno andando le cose. So il tipo di lavoro che è stato fatto e quindi se loro la vedono in un determinato modo ci sono i motivi giusti. A parte per come cucinava, cosa ti manca di tua madre? Tutto. Troppo. Hai impiegato un paio di mesi prima di tornare a passare dai box. Ci ho messo mesi a passare di lì. Quello che provo ovviamente è qualcosa di pazzesco, che solo un figlio può provare. Non c'è rabbia in te? Quella c'è stata subito. Adesso finalmente sembra che stiamo andando in una certa direzione. Aspettiamo di capire le giuste motivazioni. Questo mi dà grande forza anche. Noi abbiamo sollevato la questione della testimonianza del vicino perché ci siamo accorti che la posizione di questo signore, il Neri, non era stata minimamente vagliata. Nonostante la moglie riferisse che lei e lui erano stati al bar vicino a Via del Ciclamino quella sera, e che erano tornati a casa in un orario compatibile col famoso video della Cam 3. Non solo, la donna ha detto chiaro e tondo che era tornata un po' prima dal bar, mentre il marito era rimasto lì. Gli orari inoltre sono perfettamente coincidenti con il rientro del famoso ignoto. Rispetto alla posizione del bar, per arrivare al palazzo dove vivono queste due persone bisogna passare per forza sotto la Cam 3, e questo per noi è un elemento molto interessante. In più, dall'ordinanza emerge che, se vogliamo essere precisi, il GIP riconduce alla figura di Da Silva il soggetto che passa sotto la Cam 3, perché nel momento compatibile col delitto da lì non passava nessun altro. Ora, considerando che questo signor Neri è tornato sicuramente a casa da solo, quella sera, dopo essere stato al bar, noi abbiamo pensato, in base agli esami ipotizzati come tesi alternativa alla colpevolezza di Da Silva, che fosse in realtà lui la persona ritratta dalla Cam 3. Domenica 8 settembre è stato sentito il barista, il quale ha confermato che lui quella sera, cioè il 3 ottobre, ha chiuso alle 22:10. Raccontando che alcuni clienti erano ancora al tavolo e che si sono allontanati poco dopo la chiusura, quindi il passaggio di Neri si fa sempre più compatibile con l'orario del delitto. In più succede che, dopo questa situazione, alcuni giornalisti hanno contattato il buon Neri e l'hanno trovato, lui, davanti ai giornalisti e in presenza della moglie,
ha confermato che la persona ritratta potrebbe effettivamente essere lui, perché solitamente fa quella strada lì per rientrare dal bar a casa. Dopo il riesame, Neri è stato sentito lungamente in questura dalla squadra mobile e oggi apprendiamo che, diversamente da quello che lui stesso e la moglie hanno detto ai giornalisti, non si riconosce nel video. Guarda un po', noi prendiamo atto di questa sua dichiarazione, per amor del cielo, però la riteniamo alquanto discutibile. Quella era la strada che lui e la moglie facevano abitualmente per tornare a casa. Lui quella sera era pacificamente al bar. Questa è una circostanza che la moglie mette nero su bianco, quindi non è qualcosa su cui possiamo discutere. La moglie non ha mentito. C'era anche lei al bar ed è tornata poco prima. Inoltre dimostra di ricordare bene quello che è successo, perché quando le chiedono se ha notato qualcosa di strano quella sera lei racconta tutto con precisione. Dice di essere stata al bar, che suo marito era già lì e che poi lei è andata via. Lui è rimasto al bar fino all'orario di chiusura, poi è tornato a casa. Il bar chiude alle 22.15 e l'ignoto passa sotto la webcam alle 22.17, quindi potrebbe benissimo essere Neri. Qui c'è un problema enorme a nostro modo di vedere, perché il GIP e la procura scrivono che nessun altro oltre alla figura del video è in movimento nell'area del condominio rispetto alla cam 3, nel lasso temporale compatibile col delitto. Quindi, se non è Neri, chi è, e come sarebbe rientrato a casa Neri? Volando? Perché proprio quella sera avrebbe dovuto fare un percorso arzigogolato che non fa mai, quando la via più diretta è quella passa sotto la cam 3. Poi, perché ci si pone soltanto adesso il problema di capire che strada ha fatto Neri? E tutte le verifiche che si diceva di aver fatto per escludere che ci fosse qualcun altro che si muoveva all'interno del comprensorio? La moglie stessa dice che potrebbe essere Neri il personaggio del video, lo riconosce dalla camminata, dice che c'è anche la borsa. Lui stesso mostra a uno degli inviati di Rai 1 la maglia della sua ditta che ha una scritta più chiara sulle spalle, esattamente come quella dell'ignoto che passa dalla cam 3. Ora, voglio dire, tutto questo lo devono verificare adesso? C'è un cratere nell'inchiesta, l'abbiamo detto noi al riesame. Neri si riconosce nel video a favore di telecamera, ma non si riconosce nel video quando lo sente la questura. Sarà interessante il dibattimento. In questa posizione, nessuno ha visto niente. La moglie non ha visto niente, lui non ha visto niente, però il problema è che l'accusa aveva escluso qualsivoglia presenza di soggetti terzi. Che qualcun altro fosse rientrato a quell'ora e che potesse essere in qualche modo collocabile sotto la cam 3 alle 22.17, in realtà una persona c'è ed è Neri, l'abbiamo trovata noi. E loro sono dovuti correre ai ripari in fretta e furia per sentirlo. Per fatalità Neri porta gli occhiali da vista. Ora, a lei sembra verosimile che uno vada a uccidere una persona indossando degli occhiali. A cosa gli servono? Facciamo un omicidio in stile John Lennon? Certo il buon Neri ci dovrà spiegare perché ai giornalisti, non uno ma ben tre, conferma di essere la persona del video. Quantomeno si riconosce, insieme alla moglie, mentre poi davanti ai magistrati cambia idea, ce lo spiegherà. Purtroppo per lui sono registrate queste informazioni, addirittura ha portato Scarponi a casa per fargli vedere la maglietta, perché ha riconosciuto anche la possibilità che ci fosse la scritta dietro la sua maglietta di lavoro. L'ha portato lui, Scarponi, a casa a vedere la maglietta. Cioè, le sembra una cosa normale per una che poi non si riconosce in un video? È la stessa consulenza della procura che dice che da quel frame, da quei 3-6 secondi, non è possibile fare valutazioni antropometriche relative alla corporatura e all'altezza. Lo scrivono loro, non l'ho scritto io.
e la difesa di Neri adesso sarebbe che lui è più basso. Se non puoi stabilire le dimensioni di questo signore che compare nel video, come fai a escludere che possa essere Neri? Chi l'ha detto? Peraltro loro stessi utilizzano delle controfigure per fare queste valutazioni, che dal punto di vista antropometrico sono completamente incompatibili con Da Silva. Più alti e più grossi. Quindi guardi, ripeto, io di elementi incontrovertibili che collocano Da Silva sulla scena non ne vedo, finché non vedrò, con i miei occhi, e valuterò che effettivamente gli elementi coincidono con le ipotesi accusatorie. Io continuerò a portare avanti il mio incarico, se fossi un assassino, con tutto quello che posso mettermi in quel momento lì. Vado ad uccidere una persona con indosso una maglietta con la scritta Comet? Peraltro la Bartolucci dice che lei quelle magliette a casa non le ha mai viste perché le lavavano sul lavoro, non le portava a casa, venivano lavate direttamente in azienda. Scusi, ma mi pare un po' una situazione un po' forzata. Poi c'è un altro punto importante che è emerso dal riesame. Il loro consulente informatico sancisce che la Bartolucci interagisce col cellulare fino alle 22:12, l'omicidio avviene alle 22:13, quindi parliamo di un minuto e mezzo in cui avrebbe dovuto vestirsi, bardarsi, andare giù e colpire con la Bartolucci sveglia, perché se interagisci col cellulare si presuppone che tu sia sveglia. A meno che non ipotizziamo uno stato crepuscolare in cui la Bartolucci riesce ad interagire col cellulare senza averne coscienza. Sicuramente Neri è una persona estranea. Infatti, noi non riteniamo assolutamente che possa essere coinvolto nel delitto perché era nel bar. L'hanno detto tutti che era al bar tranquillamente a farsi la sua serata con la moglie e altri amici. Noi riteniamo che la persona ritratta dalla Cam 3 non sia Da Silva e che non sia minimamente riconducibile al delitto. Era semplicemente uno che passava di lì. La procura regge tutta l'accusa sulla circostanza che Da Silva sia la persona ritratta dalla Cam 3 alle 22:17 e che, siccome non ha mai detto di essere fuori a quell'ora, ha mentito perché copriva la sua responsabilità sul delitto. Questo è il nucleo centrale dell'ipotesi accusatoria. Tutto il resto è discutibile. La relazione con la Bianchi, i bigliettini e quant'altro. Smontata l'ipotesi del video non rimane molto, dagli esami preliminari. Per non sbilanciarmi troppo, abbiamo motivo di essere abbastanza ottimisti sul DNA. Quando avremo modo di avere le SIT e di vedere la videoregistrazione credo che avremo molti argomenti nuovi da portare all'attenzione della Corte d'Assise. Perché è chiaro che a questo punto la prossima battaglia sarà in Corte d'Assise. Ad oggi è ancora tutto aperto. Poiché la misura cautelare sia stata confermata, perché questo ci hanno detto adesso informalmente, non ci sorprende. Le dico la sincera verità, lo sapevamo che era un caso in salita al 100%, però gli elementi che abbiamo cominciano a essere molto interessanti nell'ottica processuale. Ci sono accertamenti sul telefono di Da Silva in riferimento all'incidente di Saponi perché dal loro punto di vista i due fatti potrebbero essere collegati. Anche se all'inizio avevano escluso questa possibilità. In realtà questa ipotesi, anche se implicitamente, è sempre rimasta lì, appesa. Apprendiamo che la signora Bianchi adesso in qualche modo ha dato adito a questa possibilità. Ho letto in alcune interviste che lei addirittura avrebbe sospettato di Da Silva in relazione all'incidente del marito già prima dell'omicidio della Paganelli. È curioso che però abbia continuato a frequentarlo assiduamente e anche, ne abbiamo traccia nei messaggi, a dire peste e corna della suocera. Questo è un processo indiziario e dovremmo, in base agli elementi che sono disponibili, cercare di fornire in corte d'assise una ricostruzione dei fatti che supporti le nostre osservazioni e smentisca quelle della procura.
Da pistole fumanti qua non ce ne sono. Ci vorrà il processo in primo grado. C'è tutta una serie di aspetti che noi non vediamo l'ora di affrontare in quella sede, perché avremo finalmente modo anche noi di sentire i testimoni. A cominciare dalla figlia minorenne della Bianchi, che a gennaio diverrà finalmente maggiorenne e quindi sarà testimone al processo. Uno dei nostri motivi di riesame è proprio la testimonianza di Giorgia, anche perché noi non ci siamo limitati a esaminare le dichiarazioni scritte. Abbiamo chiesto la videoregistrazione. Devo dire che ci si è aperto un mondo. Nel senso che quella deposizione è estremamente attaccabile sotto diversi profili. La ragazza per circa un'ora e mezza quasi non parla della presenza dello zio a casa quella sera, e comincia a parlarne solo quando il PM la incalza dicendole: guarda che ci devi dire la verità, perché quella resistenza. La circostanza è curiosa e ci sono tante domande che il PM non le ha posto ma che noi porremo. Secondo me è abbastanza tecnica. Nel momento in cui tu a luglio, quando arresti da Silva per fare la perquisizione sul luogo di lavoro e trovi questa maglietta, per quale motivo non fai una richiesta di integrarla tra i reperti sottoposti a un incidente probatorio? Secondo lei perché non chiedono di esaminarla? Perché su quella maglietta non c'è niente. La prima cosa da fare sarebbe stata quella di chiamare un perito per fargli esaminare il reperto. Invece questo non succede. Poi salta fuori a settembre, passati 2 mesi. L'esame del DNA per la maglietta non è previsto. Non l'hanno proprio richiesto. Al momento ci sono altri reperti che sono stati già preliminarmente esaminati. E sui quali i periti stanno facendo un ulteriore approfondimento dal punto di vista genetico, con delle concentrazioni diverse, con una metodica un po' più affinata, però non sulla maglietta. Non è inclusa tra i reperti. Facciamo un'ipotesi: se salta fuori che c'è del DNA maschile ma non è quello di Da Silva, come la mettiamo? Può essere pure che non ci sia niente di rilevante. Va bene, risultato neutro, 0-0, palla al centro. Ma se ci fosse del materiale genetico maschile che non è riconoscibile al principale accusato, come la sistemiamo? Si è perso un sacco di tempo puntando solo su Da Silva, quando invece si sarebbe potuto cercare altrove e senza andare troppo lontano. Guardi, 29 coltellate, un accanimento straordinario. Un odio terribile certificato anche dal gemito di gratificazione dell'assassino alla fine delle coltellate. Una volontà omicidiaria alimentata da un rancore profondo. Un rancore di quella portata può maturare soltanto in anni di situazioni malevole. Perina non era per strada nel cuore della notte, era a casa sua. Non credo che ci possa essere la possibilità di un killer stile Sharon Verzen. Da quello che abbiamo letto negli atti, loro hanno puntato su Da Silva dal primo nanosecondo. Anche sul famoso movente noi abbiamo ampiamente discusso. La Paganelli aveva già riferito al consiglio degli anziani le sue lamentele sulla Bianchi. La Bianchi il giorno dopo alle 18:30 doveva essere giudicata. La procedura di giudizio era già stata innescata. Quindi ormai era tardi per chiudere la bocca alla Paganelli. La Paganelli poi non sapeva che la Bianchi avesse una relazione con Luis. Ipotizzava una relazione ma non sapeva esattamente con chi. Quindi quale motivo avrebbe avuto Luis Da Silva di eliminarla con 29 coltellate, in maniera così violenta? Perché rischiava di far emergere la relazione. Ma chi l'ha detto? Poi c'è la Bartolucci che interagisce sul telefono fino alle 22:12 e coprirebbe il marito. Qui siamo al paradosso assoluto. C'è la Bartolucci che va a coprire il marito che è andato a uccidere la suocera dell'amante per evitare che la Bartolucci sapesse della relazione. Non avrebbe senso.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.